Sono scattati questa mattina nelle 10 municipalità cittadine controlli serrati da parte di ASIA e della Polizia Municipale sul corretto conferimento della raccolta differenziata e dei rifiuti organici. Un'operazione che dal centro città al Vomero fino ai quartieri più periferici è finalizzata ad individuare i responsabili di sversamenti irregolari, con particolare riguardo ad esercizi commerciali e della ristorazione, che prevede per i trasgressori multe di 500 euro. È il primo di una serie di action day che faremo nelle prossime settimane, finalizzata proprio a contrastare questo fenomeno, soprattutto per quanto riguarda gli esercizi commerciali. Il tema non è tanto quello di voler verbalizzare chi fa queste attività, ma di cercare di educare, di invogliare ad avere dei comportamenti più sani, più idonei a quelli che sono quelli di una grande città. Significativi i primi risultati delle verifiche effettuate questa mattina e testimoniate dalle immagini che hanno consentito di elevare i verbali nelle zone di Chiaia e nel quartiere collinare a Piazza Medaglie d'Oro e Vanvitelli. I colleghi della Polizia Municipale stanno lavorando sullo stesso capitolo e ora ci aiuteranno a fare che cosa? Andranno su dall'utente che si è reso passibile di questo illecito, lo sversamento di rifiuti riciclabili dentro un cassonetto del non riciclabile, quindi violazione dell'articolo 3 e 5 dell'ordinanza 306, e andranno a multarla. Ora vi faccio vedere un caso in cui è facile trovare anche il trasgressore, va bene? Vedete tutta questa carta, da chi è stata conferita secondo voi? Ci sono tanto di numeri che danno la coda, uno studio medico che fa delle visite. Ecco, prendiamo questi campioni, facciamo delle foto dedicate e sarà facile andarla a sanzionare. L'obiettivo di questa operazione è controllare la qualità dell'organico. È importantissimo. L'organico sono gli scarti alimentari, quello che mangiamo, quello che utilizziamo per preparare i pasti. Sempre di più troviamo plastiche, alluminio, metalli, quindi frazione estranea che ci costringe a respingere i carichi. È importante avere quindi non solo quantità nella raccolta differenziata, ma qualità, iniziando soprattutto dagli esercizi commerciali e ristoratori, che sono i più grandi produttori di rifiuti alimentari, e quindi da loro ci aspettiamo grande qualità, visto che hanno grandi presenze di turisti e di avventori. L'analisi del contenuto di queste buste ci dà poi delle indicazioni molto chiare. Qui stiamo parlando sicuramente di un parrucchiere o di un centro estetico delle vicinanze. Siamo in grado anche di risalire al semplice cittadino. Qua per esempio stiamo parlando di un'utenza privata che ha conferito, si vede, è andato a una cerimonia, ha preso il suo bravo bouquet, ha lasciato qualche indumento intimo in giro e poi tantissima, vedete, tantissima carta buttata insieme ad altri rifiuti. E poi c'è una bella bolletta della TIM dalla quale noi risaliremo tranquillamente al responsabile. Le verifiche sul corretto smaltimento dei rifiuti proseguiranno nei prossimi giorni in altre zone delle 10 municipalità.